La zavorra. Ogni volta che si utilizza un'attrezzatura nuova o si cambia ambiente di immersione, bisogna ricordarsi di verificare di indossare la corretta quantità di zavorra. Se siete troppo zavorrati, avrete un giubbetto equilibratore molto gonfio, il che aumenterà la resistenza idrodinamica, rendendo quindi più faticosi gli spostamenti, con maggiori probabilità di andare in affanno o soffrire di crampi. Se siete poco zavorrati, faticherete per scendere e per mantenere la giusta galleggiabilità, soprattutto durante le soste di sicurezza, vicino alla superficie, e con la bombola ancora più leggera, per via del consumo di aria. Prima dell'immersione, controllate sempre che la cintura sia sufficientemente stretta, che il meccanismo di chiusura funzioni e che sia ben bloccato. Anche la distribuzione equilibrata della zavorra intorno al corpo è importante. Un errato posizionamento farà assumere assetti completamente diversi. In commercio si trovano cinture con tasche e giubbetti equilibratori con sistema di zavorra integrato. Questi sistemi permettono, in caso di emergenza, di ridurre la quantità di zavorra senza bisogno della sua completa rimozione. Ricordatevi tuttavia che i sistemi di zavorra integrata non sono tutti uguali. Prima di immergervi è importante che ogni subacqueo impari a rimuovere la zavorra del compagno,